Un semplice cambio look può diventare un'occasione per aiutare un'altra persona. Bisogna raccogliere i capelli in una treccia che dovrà avere una lunghezza minima ben precisa per poter procedere al taglio e dunque alla donazione della ciocca di capelli. Le ciocche raccolte saranno devolute alla Onlus Un Angelo per Capelle, così grazie all'iniziativa del Rotaract Club di Caltanissetta, dal titolo Contro il cancro mettici la testa, sempre più pazienti oncologici potranno ottenere delle parrucche gratuitamente. Attraverso la donazione di queste ciocche verranno realizzate delle parrucche che verranno donate gratuitamente a chi ne farà richiesta nei vari centri a livello nazionale. Le ciocche devono essere di una lunghezza minima di 25 cm, capelli naturali quindi non tinti, lavati, asciugati e racchiusi in delle trecce. Poi vengono posti nelle buste e spediti all'associazione Un Angelo per Capello che appunto realizzerà le parrucche donate gratuitamente poi alle donne che ne chiedono. Si può mettere all'interno della busta un piccolo pensiero, un saluto, una frase che poi appunto la persona che riceverà i capelli potrà leggere per sentirsi ancora più vicina alla donna, alla bambina, alla ragazza che decide di donare i propri capelli. Purtroppo le parrucche sotto i capelli naturali sono molto costose, quindi il fatto che vengano donati i capelli e poi realizzate le parrucche in modo gratuito sicuramente aiuta queste donne che affrontano delle spese anche ingenti durante le cure, insomma con un piccolo gesto però penso molto significativo. La stessa presidente del club, Stefania Fontanazza, qualche anno fa ha donato la propria ciocca di capelli. Un invito rivolto non soltanto a chi ha una chioma abbastanza lunga da poter effettuare il taglio, ma anche alle parrucchierie presenti sul territorio, che possono contribuire alla buona riuscita del progetto. Perché possono appunto spiegare ai loro clienti questa attività, questa promozione, nel senso di sensibilizzare le donne a donare le ciocche, le trecce, anche le bambine che molto spesso fanno dei tagli importanti. Quindi sicuramente i parrucchieri ci possono aiutare ad essere dei tramite per sensibilizzare i loro clienti.